ciao a tutti, siamo ad Orgali, provincia di Nuoro, Sardegna chiaramente. Siamo sul sagrato della chiesa di Valverde, da qua che è partita la settima Magnalonga d'Orgalese. 1500 persone che sono partite per fare un giro di 9 km attraverso tutte le tappe, dove si fanno delle degustazioni di prodotti tipici locali e vini chiaramente. C'è un po' di tutto. L'itinerario si parte da qua da Valverde, si va verso il Monteruglio dove ci sono degli antichi ovili, poi si scende verso il museo di Sababrisca. Da Sababrisca si sale per un sito archeologico, dove c'è un villaggio, un bel giro molto caratteristico, molto panoramico. Questi signori da dove arrivano? Da dove arrivate? Noi Drogalli. Amici cari, qui veramente siamo in Sardegna, nel cuore della Sardegna, nel Golfo di Orosei. Nel cuore, nel piede, della seconda dopo la guerra. Questa zona, come si chiama questa zona? Quindi gli amici che vogliono venire dal continente prendono Dorgali. Quando arrivano a Dorgali si organizzano, chiedono di Tatano. Quello già ne trova qua gente che. E qui siamo tutti contornati di belle montagne. Sì. Quindi le montagne della Barbagia, Dorgali, Calagonone, tutti i paesi più belli del mondo. Sì. Dove si può andare al mare, si può mangiare anche della roba buona. Ah, per il mare chiedi altri, perché io non vado d'accordo, ecco, col mare. Per ricapitolare bene, oggi c'è la Magnalonga. Questa Magnalonga che si fa ogni anno, dove tutti possono partecipare a camminare a piedi, visitare i bei posti che abbiamo in Sardegna. In ogni tappa ci sono delle varie tappe, in ogni tappa gusti una cosa. Quando arrivano in questa tappa qui, gustano la carne. Quanti chilometri si devono fare prima di arrivare qua? Sembra che sono 9-10 chilometri. Perché hanno fame? Quando arrivano qui, la fame è sicura. Senti, Tatano, io ti ringrazio. Di niente. E se magari poi l'assaggiamo anche noi. D'obbligo. Se vieni a continente ti facciamo. Di dove ti facciamo Bologna. Ti facciamo conoscere dei cuochi, gli insegni come fare il porcetto alla Dorgalese. Mi possono insegnare ad andare in bicicletta, ma per cucinare roba del genere. Bravo. Ma c'hai pure le pecorelle? No, capre. Vabbè, sempre lì siamo. Sì. Allora. In quei monti sopra Calalunga. Bello quel posto. Ti veniamo a trovare. Allora. L'esperto. Allora lei ci spieghi un attimino come si fa a capire quanto è cotto il maialetto. Quello bisogna guardare la carne. Guardarla, assaggiarla? No, non lo assaggiamo subito. E come la si guardiamo. Fa? Come si? Guardandola. Bisogna vedere se la cartella è croccante. Quindi quando è croccante è buona. Quindi cosa col coltello devo guardarlo se dentro. Come si fa a capire? Come si fa a capire? Vediamo. Vieni che già lo capisci anche tu. Sì. Aspetta un po', già lo capisci. Ecco. Dammi la mano. Meglio. No. Metti la mano qui. Qui. È calda, vero? Un pochino. Quando è bollente il coltello. Quando è bollente il coltello è già buona anche dentro. Sfronta l'umazzare d'incolore oro. Andira, 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 andira. Un uomo pirastro, non ti brinche su. Belle ragazze che abbiamo qui. Allora, diteci com'era il gusto del porcetto. La carne è unico. Solo in Sardegna. Ho visto che il piatto è vuoto. Bisogna fare un altro giro. Sì, adesso. Piano piano, Il maialetto è
è vero, come il pollo. Così. Anche il pollo, con le dita dicono, eh. Quanti chilometri avete fatto stamattina per venire? Quasi 10 per adesso. Ma non è ricerca di percorso, no? No, abbiamo 11 km da fare, dover dire la faccia la cura alla fine. Sì. Sì, adesso ci si mangia un pochetto, si sta pure, eh? Sì. Questo è veramente il corto più importante in Italia, perché è quello lì che fa le cose col cuore. Sì, è vero. Oh, vabbè, lui ci ha incantato lo stipendio. Sì, a voi. Speriamo di contribuire facendo una bella pubblicità alla protezione civile di Dorgali e di Dorni. E di Dorni, ovviamente, perché tutti facciamo. Anche questo signore qua dice che fa la parte che sa invitare. Lui, Ma lui deve farlo per forza, è obbligato a farlo, a assaggiare la carne tre volte. Deve vedere se è buona per gli altri. Allora, com'è? È un capo squadra, deve vedere se com'è buona. Com'è questo sapore? Buono? Ci possiamo dare anche noi. Cioè, allora, l'abbiamo capito. Il cuoco con i capelli bianchi ci dà molta fiducia.